Video estraiamo la seguente nozione: che succede quando si fa un click sul nostro browser, sul nostro computer client? Allora, quando facciamo un click andiamo a fare una richiesta al server. Se c'è del codice PHP, questo viene eseguito, che farà eventuali richieste di informazioni al database MySQL e poi finirà di comporre le pagine HTML, le quali, così confezionate, torneranno nel browser per essere raffigurate. Ogni volta che facciamo un click con questo tipo di schema, sostanzialmente si ripete questo processo, per cui ogni volta si ricarica una nuova pagina, si rinfresca una pagina sul client. Ecco, ora aggiungiamo un altro tassello e riprendiamo la nostra, il nostro schema iniziale e aggiungiamo il CSS. Già che ci siamo anche il JavaScript, ma concentriamoci sul CSS. Il CSS è un'altra parte di codice scritta con la sua sintassi che viene incluso mediante un apposito tag dentro ai file HTML, oppure è separato in un altro file e referenziato opportunamente dall'interno di HTML. Insieme HTML e CSS viaggiano verso il browser quando vengono invocati. Il CSS ha semplicemente la funzione di separare le istruzioni che concernono l'apparenza degli elementi strutturali di HTML. Quindi la comparsa di CSS corrisponde ad una separazione logica fra le istruzioni che determinano gli elementi strutturali di HTML, cosa è un titolo di primo livello, secondo livello, terzo livello, un paragrafo, eccetera, eccetera, e il come invece questi singoli elementi debbano apparire graficamente. Il vantaggio enorme dal punto di vista della scrittura e progettazione dei siti sta nel fatto che io possa avere un sito composto da tantissime pagine HTML, ma le quali riferiscano tutti un unico file di stile CSS, dentro al quale io posso stabilire in un sol colpo che i titoli di secondo livello abbiano da apparire verdi anziché rossi, per esempio. E quindi questo è semplicemente un accorgimento che consente a gestire con maggior flessibilità il modo in cui appaiono le pagine, anche dal punto di vista proprio estetico. E il CSS è comunque parte di codice che viaggia insieme a HTML, lasciando inalterato quello schema che avevamo visto di questo tipo, e cioè con un click io chiamo pagina HTML e PHP, PHP fa le sue interrogazioni al database, finisce di forgiare le pagine HTML che vengono così inviate al browser, il quale le rappresenta sul video tenendo conto degli elementi strutturali scritti in HTML e degli elementi di decorazione codificati invece in CSS. E infine recuperiamo il JavaScript. Quindi, allora, a questo punto dobbiamo considerare che nella pagina HTML, oltre ai frammenti di codice CSS o ai riferimenti a un file che lo contenga, ci saranno anche frammenti di codice e JavaScript, sempre opportunamente delimitati in tag di tipo script, oppure referenziati sotto forma di referenza a file che contengono esclusivamente codice JavaScript. Ecco, vale sempre lo stesso meccanismo, solo che anche il codice JavaScript viaggia completamente passivo, cioè nel server non viene eseguito, ma viaggia insieme a HTML e CSS nel browser. E sarà nel browser che JavaScript verrà eseguito. Quindi
I frammenti di codice JavaScript fanno lavorare il vostro computer, il client, e questo ha il primo effetto di rendere più dinamiche le pagine, perché le vostre azioni possono, i vostri click non necessariamente scatenano il circolo, il processo che passa dal server, ma possono scatenare semplicemente l'esecuzione di frammenti di codice JavaScript e quindi avere sostanzialmente un effetto completamente locale, quindi cambiare le finestre, validare gli argomenti scritti in dei campi e via dicendo. Ma c'è un ulteriore elemento. JavaScript consente di avere questi effetti immediati all'interno del client, quindi azioni in qualche maniera limitate che non coinvolgono attività del server. Ma in realtà su questa tecnologia se ne è sovrapposto un altro strato che prende il nome di Ajax, che non è un codice in più, è in realtà un insieme di istruzioni e diciamo di funzioni che si può utilizzare mediante JavaScript per comunicare direttamente col server, senza passare per il meccanismo della costruzione di una nuova pagina, cioè direttamente mediante Ajax si invoca uno script PHP nel server che lavora, fa le sue interrogazioni al database MySQL per poi comunicare i risultati direttamente al browser senza rinfrescare la pagina. A quel punto, che significa? Questo significa che sarà JavaScript stesso che integrerà le informazioni ricevute direttamente dal server nella pagina esistente, quindi senza dover ricaricare la pagina. A cosa conduce questo? Questo conduce a un forte potenziamento del client, che in realtà minimizza la quantità di operazione richiesta al server, che questo è un fatto fondamentale che è propedeutico all'ultima parte di questo ciclo, diciamo, di chiacchierate.